Buon pomeriggio amici, bene, nonostante oggi tra una cosa e l'altra, un'altra ancora, sono stato molto in ritardo in scaletta nel vedere il pay per view Royal Rumble 2021 che andiamo a recensire. E lasciatemi dire ragazzi che, ad eccezione della grande pecca e lacuna, purtroppo di non avere un pubblico vero in carne ed ossa, in quel caso veramente la cornice era super strabiliante, però lo è stato lo stesso, eh? Ho detto, ci mancava quello, il pubblico in carne ed ossa. Comunque partiamo dal pre-show che ha visto, grazie all'innumerevole e super ennesimo aiuto di Ric Flair, ma soprattutto di Lacey Evans, che ha distratto 1, 2, 3, 4, 5, tantissime volte Charlotte Flair, che ha costretto Charlotte Flair a cedere non per sottomissione, ma per conteggio, perché la stessa Lacey Evans ha colpito Charlotte con un oggetto contundente che aveva dato il padre di Charlotte a Lacey Evans, che ovviamente non faceva parte della contesa. Quindi in 10 minuti e 30 secondi Nia Jax e Shayna Baszler si sono laureate nuove campionesse di coppia femminile. Poi lo show principale inizia, ovviamente spettacolarizzazioni di entrate di Goldberg, Drew McIntyre, ma lasciate stare che è durato 2 minuti e 30, ma è quello che si è visto nei 2 minuti e 30 che è una grande cosa. E non solo quello che si è visto nei 2 minuti e 30, ma io direi soprattutto dopo, che visto che Drew McIntyre, come non era più proprio facile auspicabile una vittoria dallo show Se One scozzese, comunque mantiene il titolo WWE. Ma quello che secondo me sta facendo parlare di più in queste ore sul web e sui social è il gesto di rispetto, l'abbraccio tra Drew McIntyre e Goldberg. Io dico bravi entrambi gli atleti, perché penso che sia venuta da loro questa cosa, o magari chissà, anche trainati dalla federazione in un periodo come questo, che ormai però sappiamo dura già da un annetto. A parte lottate, è bello anche vedere, diciamo, l'amicizia, la stima tra i colleghi e anche chi tra campione e avversario. Poi, secondo match dello show principale, Sasha Banks ha battuto Carmella. Reginald prova sempre a mettersi da contrasto a Sasha Banks per favorire Carmella, ma niente da fare. Per la Banks che sono serviti poco più di 10 minuti e 25 secondi. È stata fatta qui una scelta che oserei dire abbastanza logica di mettere come terz'ultimo match della serata la rissa reale a 30 donne, che è durata ben 58 minuti e 50 secondi. E pensate, quella maschile è durata poco meno 58 minuti e 30 secondi. Nella rissa al femminile andiamo a dire subito che ovviamente la vincitrice è stata Bianca Belair, però da NXT abbiamo avuto gli ingressi un po' meno non pronosticabili, ma pensati, vista la situazione che si diceva di impossibilità di viaggio, di Shotzi Blackheart, Toni Storm, Santana Garrett e soprattutto di Rhea Ripley, Dakota Kai, Ember Moon. Come leggende e ovviamente free agent abbiamo avuto Jillian Hall, Victoria, la grande Victoria, la Hall of Famer Tori Wilson, Alicia Fox che non si vedeva da un bel po' di tempo, Alexa Bliss, Lana che è tornata e ha fatto vedere i sorcioni verdi a Nia Jax.
E quindi a questo punto Bianca Belair, che poi ha eliminato alla fine Rhea Ripley, che appunto sembra che bisognerà capire, credo già questa settimana, speriamo se Rhea Ripley va a Raw o a SmackDown, lo capiremo subito, penso già questa settimana. Comunque Bianca Belair, che è stata all'interno del quadrato praticamente per la stragrande maggioranza del tempo, 56 minuti e 52 secondi, eliminando solo 4 persone, però è vero, Shayna Baszler ne ha eliminate 6, Rhea Ripley ne ha eliminate 7, Nia Jax 4, comunque. Ora sta da capire appunto dove vuole puntare la Belair, se a Sasha Banks, al titolo di SmackDown o ad Asuka. Io, da un mio parere, una mia opinione, direi che Bianca Belair punterà al titolo di Sasha Banks. Poi vedremo se la mia intuizione è giusta o meno, poi vedremo. Poi, penultima sfida della serata, per dare ovviamente un po' di distacco. Ma che distacco! È stata una super sfida, una super rivalità tra Roman Reigns e Kevin Owens. Se le sono date di santissima ragione, proprio sono arrivati all'impossibile. Botti da Orbi, peggio di Bud Spencer e Terence Hill, in 24 minuti e 54 secondi. Roman Reigns ha avuto la meglio a questo punto, quindi ora bisogna comunque vedere se per Elimination Chamber Roman Reigns avrà una sfida o magari verrà tenuto un po' a riposo. Bisognerà capire, ora mi affaccio all'ultima sfida, la rissa reale a 30 uomini, vinta ragazzi, niente po' di meno. Che dal numero 1 è entrato nella rissa reale, ovvero Edge, che poi è stato con lo stesso tempo di Randy Orton, 58 minuti e 28 secondi. E come Bianca Belair non ha fatto tante eliminazioni, Edge ne ha fatte solo 3, però sta da dire che ha messo fuori gioco subito Randy Orton, che però è ritornato alla fine ed Edge è riuscito a vincere lo stesso. Poi, per esempio, qui abbiamo avuto Carlito, Free Agent, Damian Priest da NXT, The Hurricane Helms, Free Agent, Christian, il grande Christian, Free Agent. Per le maggiori eliminazioni qui dobbiamo andare a Big E con 4, Damian Bryce con 4, Seth Rollins, Braun Strowman 3, Bobby Lashley 3, quindi insomma, che dire, a questo punto bisogna capire lo stesso Edge dove vuole andare a parare, cioè se vuole il titolo WWE di Drew McIntyre o quello universale di Roman Reigns. Quindi a questo punto, facendosi vedere in guardi SmackDown, la domanda ovviamente è la solita, ovvero restiamo sintonizzati, seguiamo come di consueto le puntate di Raw e SmackDown. Però non allontaniamoci neanche da NXT, visto che il giorno di San Valentino ci sarà il takeover, che al momento è detto takeover 33. Insomma. E quindi, cosa possiamo dire? Pay-per-view abbastanza bello. Certo, non ci sono stati tantissimi ritorni, però magari in quella femminile qualche sorpresa in più rispetto a quella maschile. Poi, per esempio, dobbiamo capire ora Carlito, anche che sembra non aver chiuso le porte dopo questa apparizione alla rissa reale, quindi chissà, potrebbe fare qualche altra apparizione, il famoso mangia mele, mangia e sputa mele. Vabbè, Christian, diciamo, lui probabile che magari sia stata solo una one night only. Comunque, ho detto, se dobbiamo andare come voto, come valutazione,
Va bene a sufficienza se la merita tanto questo pay per view, che ribadiamo, ha sempre la pecca, la lacuna che mancano i tifosi in carne ed ossa, quindi bisogna comunque, cioè, questi atleti, lottatori, lottatrici vanno premiati, loro hanno premiato noi premiamo loro con le nostre opinioni. Anche perché ricordiamo che mettono sempre la loro salute, diciamo, a rischio comunque, no? Vediamo per esempio chi come me ha visto la sintesi o proprio il pay per view Roman Reigns e Kevin Owens, che se le sono date di santissima ragione. Quindi, questo era il mio video con le opinioni post show. Ovviamente poi ci saranno degli altri, sì, per quanto riguarda la WWE nel proseguo. Vediamo come va questa settimana già con oggi con Monday Night Raw, poi venerdì SmackDown, e tenendo conto, ora lasciamoci con questo. Tenendo conto che, vediamo un po', allora NXT 33 il 14 febbraio, Elimination Chamber il 21 febbraio, quindi in 2 domeniche, prima NXT e poi i main roster. Ah, e poi ovviamente senza dimenticarci per esempio di Rhea Ripley, che per esempio, per me la vedrei bene a Raw, però la federazione, i dirigenti decidono, quindi non spetta a noi. Bene, io vi saluto piano piano ci avviciniamo a WrestleMania, manca ancora un bel po', però. Dove speriamo vivamente, veramente, di poter vedere, seppur nelle immagini, nei video, le persone in carne ed ossa. Io vi ringrazio, buona settimana a voi tutti, alla prossima, ciao!